Ciao YouTube, benvenuto con questo nuovo video. Allora ragazzi, non posso urlare perché non è notte, finalmente però sta mia madre a dormire, però in questo momento me ne approfitto, visto che non sto vedendo la televisione, ho abbassato il volume, quindi non ci dovrebbe essere troppa confusione. Allora, oggi finalmente, dopo il periodo di pausa, ritorna il ritorno di Bar Sport, proprio con il pensiero, ah, devo fare il Bar Sport, mamma mia, quanti video che devo fare oggi, quanti video pure per il turno di fra settimana, poi spero di portarli tutti, vabbè, allora andiamo subito al sodo, andiamo perché oggi faccio il Bar Sport della quinta giornata della Serie A 2018-2019. Ovviamente raga, mettete like se volete anche quella dell'Alicante, tutti i campionati che si sono giocati questa settimana. Non vorrei perdere altro tempo in chiacchiere e iniziamo subitissimo con Sassuolo Empoli, la prima giornata giocata venerdì, l'anticipo di questa settimana. Allora prima di tutto dico, con questa partita ero molto curioso di vederla come pronostico, perché il Sassuolo viene da un momento buono e da una stagione non ottima, l'Empoli da un'ottima stagione in Serie B, ha fatto un buonissimo inizio in Serie A, e ero curioso cosa potrebbe cacciare fuori l'Empoli e anche il Sassuolo. L'Empoli va in vantaggio subito al primo minuto con Ciccio Caputo, cioè al 13° secondo, uno dei colpi veloci della storia della Serie A, e sono contento che è stato eguagliato proprio dal mio talismano della mia squadra fantacalcio, Ciccio Caputo, che oggi l'avevo messo in panchina, li mortacci sua. Vabbè, quello è un altro discorso, ci farò un video, cioè quanti video da fare. Poi pareggia il Sassuolo con Kevin Prince Boateng, raga, la forza del Sassuolo di quest'anno, di passare in svantaggio, ha preso contro la, però raga, quest'anno il Sassuolo lo vedo bello forte, soprattutto con gli acquisti, hanno fatto un grandissimo mercato, i top player di questa squadra, l'allenatore De Zerbi e Kevin Prince Boateng, che pareggia al 13°, cioè raga, non mi aspettavo mai un esordio in Serie A dopo tanto tempo, sì che già c'era giocata, però che cazzo, sta segnando sempre, uno dei capocannonieri della Serie A, ma non so a quanti gol è, però veramente complimenti a questo Kevin Prince Boateng, perché se non si ferma più potrebbe arrivare a 20 gol, non sto scherzando. E poi diciamo che sta giocando prima punta ed è un centrocampista di origine, quindi è pure falso 9, quindi tanto di cappello a Kevin Prince Boateng. Gianmarco Ferrari poi manda in vantaggio il Sassuolo, ma Gianmarco Ferrari si merita una convocazione nazionale? No, è troppo giovane e deve dimostrare ancora di più, però fatto sta che col Sassuolo sta facendo benissimo, magari se continua così poi potrebbe essere il futuro della nazionale italiana, però in questo momento lo convocherei nell'Under 21, quindi benissimo Gianmarco Ferrari. E poi Di Francesco che si fa perdonare tra parentesi dello sputo subito da Gras Costa e segna, quindi sono contento per il Sassuolo inizia bene, questo Sassuolo veramente mi fa paura. Il Parma, un'altra squadra che mi fa paura, il Parma che vince 2-0 contro il Cagliari, mamma mia, guardate chi segna. Comunque ha detto De Laurentiis in un'intervista che è contento di questo Parma, che sta facendo vincere le partite il Parma, gli ex giocatori del Napoli, inglese soprattutto, al primo minuto, secondo gol in campionato mi sembra, veramente inglese, inglese è un attaccante che al Napoli poteva servire, era oro, io non riesco a capire perché l'hanno venduto. Poi col Parma sta facendo vedere le vere qualità, inglese, pure se non segna, ma avete visto come protegge palla, come difende, come raga, inglese è fortissimo e può essere il futuro della nazionalità italiana, perché non riesco a capire, si merita di stare in un top club, non riesco a capire perché Cutrone così tanto parlato e Robert Inglese no, vabbè, gioca nel Parma, lo vorrei vedere in una squadra big, scusa di tutto. Cervinho, raga, stesso discorso di Boateng, non mi aspettavo un avvio di campionato per Cervinho che ritorna in Serie A così, cioè, ma che gol ha fatto, secondo gol in campionato, non come Boateng ne ha fatti 3 o 4, però, cioè, raga, Cervinho è un esterno e iniziare così dopo tanto tempo, ma quanti anni c'ha? C'ha più di 30 anni, corre con un passo, c'ha il piccante al culo, c'ha, ma un gol, penso il gol ovviamente uno dei più belli di questo inizio di campionato, e non solo, niente tanto di cappello a Cervinho, mi fa molto piacere perché mi sto pure simpatico Cervinho, ma ora lasciamo stare. Fiorentina Spal, anche qui ero curioso di vederla come pronostico. Ecco, la Fiorentina vince 3-0 contro la Spal. Mi aspettavo una vittoria della Fiorentina, anche se non era così scontato, perché la Spal è un buon momento, però la Fiorentina è pure nonostante viene da una sconfitta contro il Napoli, è una buonissima squadra e di un ottimo momento, soprattutto perché conta la mentalità in quel momento. E penso Spal questa sconfitta pesante, perché 3-0 fuori casa,
peserà molto, perché ora che stai in un momento buio, in un momento buonissimo, dopo questa sconfitta può essere che ora non stai più in un buonissimo momento. Segnano Piazza, Milenkovic, Chiesa, Milenkovic, messo anche al fantacalcio. Comunque Milenkovic quest'anno sarà senza dubbio, ci mettono la firma, una delle sorprese della sera, perché non si ferma più, raga, che cazzo, non si ferma più Piazza è un altro gol. E allora, raga, io non ho capito perché nelle prime partite Pioli non l'ha messo a titolare, però Piazza ha fatto vedere le sue vere qualità, non ha fatto un gol da fenomeno, però si vede che la 10 non gli pesa molto e ha le sue qualità e sta facendo vedere quello che sa fare. Un ottimo talento. Federico Chiesa, che ne parliamo a fare, terzo gol. A quanti gol sa Chiesa? 2 o 3, quindi raga, Chiesa può fare molto, ma molto meglio dell'anno scorso. Si potrebbe avvicinare ai 16-17 gol. Mamma mia, che giocatore! Che poi va a abbracciare pure il suo fratello, questa che è raccattapalle. Veramente una scena bellissima. Sono contento per Federico Chiesa, ma soprattutto anche per la nazionale, per la nazionalità italiana, per il futuro della nazionale. Sampdoria Inter. Allora, qui come pronostico non saprei veramente cosa dire, perché la Sampdoria in un ottimo momento, 5 gol a Frosinone e 3 gol precedentemente al Napoli, e l'Inter però anche in un buon momento, in Serie A no, però chissà, il morale potrebbe aver fatto cambiare qualcosa della vittoria in Champions League. Si è visto, l'Inter non è che ha fatto, non è che ha vinto 7-8-0, ma pure un 3-0, non ha fatto una vittoria convincente, anche se ha giocato bene, la vittoria è meritata. Dalla Sampdoria mi aspettavo di più. Però ha segnato Brozic al 94esimo. Sì, ha giocato bene, però ha segnato Brozic al 94esimo. La gara croata, ma che cazzo, ma con Brozic biondo fa schifo, bro. Cioè, raga, però segna al 94esimo. È uno che vuole essere l'anti-Juve. Se Brozic non azzeccava il tiro, no, ma che cazzo, bro. Il Napoli, allora, ho fatto un video, ho fatto il post partita anche il giorno dopo, l'avevo parlato della partita. Andatela a vedere, perché non ne parlerò di nuovo. Che devo dire? Ah, che altro devo dire? Poi Bologna-Roma, ecco raga, si è giocata Bologna-Roma, 2-0 per il Bologna. Allora, queste sono scritte tutte le partite. Allora, pure io ho fatto un mini video della situazione della Roma e non della partita, perché la Roma veramente, tutti sanno che sei in un momento nero, nerissimo. Ho detto il problema è il centrocampo, che non hanno un giocatore che fatica a centrocampo e quindi fanno passare molti palloni, e quindi la difesa, i difensori, senso un loro compagno di reparto che gioca a centrocampo, che gli fa la diga, hanno fatto vedere il loro vero valore. Infatti si fanno subire 2 gol dal Bologna, che fino alla partita scorsa stavano a 0 gol in campionato. Stavano a 0 gol in campionato, cioè questi non avevano attaccanti, hanno fatto 2 gol. Prima con Mattiello, vabbè, allora secondo me la vittoria, la Roma ha giocato una merda, la vittoria, il Bologna ha meritato, ha sta meritato, però la partita si è sbloccata con un euro gol di Mattiello, sono contento per Mattiello, pure lui potrebbe essere un futuro della nazionale italiana, sono contento per lui, perché l'ho sempre detto che è un buonissimo giocatore, non lo sapete, però l'ho sempre detto. Là la partita è cambiata, la Roma che non è riuscita a ribaltarla, Pellegrini, un pitone che si mangia un gol a porta vuota, mamma mia, Pellegrini, peggio di Gagliardini, ma a me Pellegrini non mi è mai piaciuto. E poi Santander, questo ragazzo mi piace, per l'aveva fatto vedere pure contro l'Inter, ma non solo, ma pure, cioè raga, questo è forte, Santander è forte, sarà una delle sorprese della sera, guarda caso ha fatto un gol alla Roma. Comunque raga, l'altra squadra di Lazio, però appunto la Lazio che vince 4-1 contro il Genoa. Allora no, qui tutti zitti, la Lazio 4-1, 3 vittorie consecutive, le prime 2 sconfitte contro Juventus e Napoli, quindi non un avvio di stagione bellissimo come calendario. Però raga, zitta, 3 vittorie, però io non ero molto sicuro di queste cose, io pensavo che il Genoa vincesse, sono sincero, non perché voglio alla Lazio, però la Lazio aveva fatto 3 vittorie, uno in Europa League contro l'Apollo 2-1, poi contro il Frosinone, contro l'Empoli o il Parma, ma ricordo, comunque contro una squadra debole, hanno vinto tutte e 3 le partite, sia di campionato che di Europa League, con un gol di scarto, quindi contro il Genoa che in un buon momento, con i nuovi acquisti, Pjanic che fa sempre tanti gol, con Krišić che può fare qualche cross, poteva vedersela dura la Lazio, però sono stato smentito sinceramente. Immobile fa a Petro, lo tenevo in panchina, lo tenevo, vabbè, ormai Sergej Milinkovic-Savic segna il 4-1, raga, il gol di Milinkovic-Savic non significa che ribalta la stagione, perché all'inizio non è dei migliori, ma non significa che con questo gol farà una stagione bellissima. Bellissima, perché quanti gol può fare? 6, 7, 5, 8, ma non farà, ve lo dico io, non farà la stagione dell'anno scorso. Per me Milinkovic-Savic dall'anno scorso a quest'anno
calerà molto. Poi Caicedo all'inizio, ma Caicedo, chi se lo sarebbe mai aspettato? Caicedo, comunque Caicedo non sta deludendo. Caicedo, tutti quanti che volevano, che volete mandare via Caicedo, sì che un gol davanti alla porta, però potrebbe essere un buon sostituto di Immobile come giocatore, no come tecnica, però zitto zitto i gol su di. Il Genoa segna ovviamente Piatek, cioè c'è una statistica, se non mi sbaglio tutti i gol del Genoa sono tutti quanti di Piatek, cioè manco Shevchenko aveva fatto un inizio di campionato così, cioè un giocatore così giovane che nel Genoa, tra l'altro nel Genoa, solo lui ha segnato nel Genoa in questo inizio di campionato, nel Genoa che giocava in Russia e nell'altro mondo praticamente, è venuto alle soldi in Serie A, un campionato difficile, un ragazzo giovane, non ha mai toccato piede nei campi italiani, di fia. All'esordio 4 gol, poi un gol, poi comunque quando sta 4 a 5 gol nelle prime 5 partite, mamma mia, veramente il nuovo Shevchenko, non è vero, però è polacco e potrebbe essere il nuovo Lewandowski per il futuro, perché no, non dico che Piatek è forte come Lewandowski, però per il futuro potrebbe non farlo rimpiangere, al contrario di Milik. Oh, il Chievo perde 2-0 contro l'Udinese. Ah, che partitaccia qui. Allora, io me l'aspettavo perché l'Udinese sto Velasquez, zitto zitto, pure lui stava facendo un buon inizio di campionato. Il Chievo no, il Chievo mi aspettavo molto, ma molto di più, perché pensavo che Giaccherini salvasse un po' la squadra. Giaccherini sta facendo un cazzo, perché che vi ho detto della preparazione contro la Juve, preparazione fantastica, poi le altre partite dovete giocare tutte le partite così, e che cazzo, perché se il Chievo si impegna molto, secondo me la partita contro l'Udinese la vinceva. L'Udinese è stata brava, ha segnato De Paul un'altra volta, De Paul e Lasagna, io l'avevo detto nel prossimo classifico della Serie A, è ancora molto presto, però l'Udinese ce l'ha i campioni, il Chievo non ha giocatori come De Paul, non ha giocatori come Lasagna, anche se devo dire manca un certo Yankto. Vabbè raga, poi andiamo, a quante partite siamo già a 12 minuti di video, porca mignotta. Allora, le ultime due partite, Milan-Atalanta 2-2, allora raga, qui c'è da fare un bel discorso. Allora, segnano Higuain e Bonaventura che dopo che si fa perdonare dopo la prestazione pessima contro il Cagliari, segna un gol, sono contento per lui, perché ho detto sempre Bonaventura è un grandissimo giocatore, a me piace molto. Gonzalo Higuain, raga, allora Higuain pure se non segna è importantissimo per la squadra, perché se il Milan mi fa piacere, vabbè, allora ci farò un video sul Milan, sulla situazione del Milan, mi raccomando, dopo lo farò, quindi non è che devo parlare così tanto, anziché parlare più dell'Atalanta, perché ha tenuto botto contro il Milan, non potevo pensare che il Milan pensavo vincesse, perché veniva da un pareggio contro il Cagliari e con un gol in Europa League, con un gol di scarto, ma sempre Higuain che vince, che segna sempre, decisivo. Ma per l'Atalanta, che non da un buonissimo momento con le sconfitte contro Spal e Cagliari, un bel pareggino contro il Milan, non è che da buttare questo punto. Segna Gomez, il Papu Gomez, che veramente è iniziato benissimo questa stagione. Emiliano Rigoni, che lo dica fare, un nuovo acquisto, 3 gol in campionato, 2 contro la Roma, che poi il gol decisivo. E andiamo così, Frosinone Juventus, anche lì ci ho fatto un breve post partita, tra parentesi, e dove ho detto la situazione della Juventus, che devo dire, ha messo il pullman davanti alla porta, e la Juventus cosa poteva fare con la squadra che si è preparata benissimo in fase difensiva. Raga, questo video è finito qui, stasera si giocherà la sesta giornata di Serie A, che ci sarà il turno infrasettimanale, mettete tanti like, iscrivetevi al canale, 14 minuti di video, non ci vediamo al prossimo video, ciao Gioventù!